Ciao, ciao Alex. Ehi, Francesco Caprini, signore e signori. Alex Peroni. Il patron di Rock Target Italia. Allora, perché siamo il qua? Il best of best delle radio italiane, ragazzi. Rock siamo qua perché? Perché siamo davanti alla stazione centrale, perché stiamo partendo per una grande iniziativa che si chiama Rock Target Italia. Hai capito la metafora? Stiamo partendo. Stiamo partendo e la cosa bella, io parto dalla fine, cioè già arrivo e racconto la storia, Alex invece farà un'altra inversione. Io parlerò della finale che si terrà a Milano il 21 di settembre nell'area metropolitana milanese e... C'è Pier Emanuele, per l'esattezza. Esatto, e che sarà il finale di un viaggio dove tantissimi gruppi che si sono iscritti all'iniziativa attraverso il sito www.rotaritalia.it con l'iscrizione gratuita in ogni fase, in ogni fase non si paga, l'iscrizione gratuita, attraverso la selezione video noi raggiungeremo un quorum di 10-15 gruppi che saranno poi protagonisti di questa iniziativa. Ma perché abbiamo qua le Speroni? Perché? Perché dopo 34 anni di Rock Target Italia, anche se Caprini dice ma no, sarà stata una ventina perché non si vuole sentire troppo anziano, ma io già all'inizio c'ero. All'inizio c'ero, andavo da ragazzino a vedere qualcuna di queste finali, queste selezioni che si sono state fatte in tutta Italia e sempre dal vivo. Questo, quante ne facevi all'anno? È un centinaio. Capito? In tutta Italia. Ora, il Covid naturalmente si è fatto danni a tanti e beh, potete immaginare cosa è successo con queste manifestazioni. Cioè, non hanno più potuto fare per 2 anni niente dal vivo e quindi adesso un po' alla volta a riprendersi siamo ancora a metà e metà, ovvero selezioni online, finale live. Questo sarà fatto. Bene, qual è la cosa però che a me mi ha sempre appassionato di questo tipo di concorsi? Quando lui è iniziato, c'erano i talenti, tipo, no? C'erano i talenti. Ok, ma non è che siamo contro, ci mancherebbe altro. Fanno benissimo e la musica e da tutto. Ma comunque, c'è una differenza che secondo me riguarda il talento e la nascita del talento. Ora, i talent show televisivi, corrigimi se sbaglio, sono grandi opportunità che tu hai una volta. Cioè tu puoi partecipare quella volta a 18 anni, a 20, a 25, cara grazia che vengono fuori Maneskin, alla grandissima, più rock and roll di loro, non c'è problema, siamo contenti. Ma se i Maneskin avessero partecipato 5 anni prima, probabilmente non sarebbero arrivati neanche in finale. Eppure c'erano già, suonavano già, se fosse stata l'opportunità l'avrebbero fatto. Con questo tipo di manifestazioni tu partecipi. Raccontami la storia delle vibrazioni. Beh, ad esempio, le vibrazioni ho partecipato diversi anni a Rock Target Italia, perché sono iniziati con un gruppo che era di Maiora. Quanti anni avevano? Erano molti cassetti, 17-18 anni. Alla grande. E questa cosa praticamente gli ha permesso a loro di suonare diverse edizioni fino a quando... Ma facevano cagare. All'inizio facevano, magari non erano così preparati, così competenti. Però avevano già quello che dicevi tu, un talento, che grazie alla continuità della rassegna nelle diverse edizioni è cresciuto fino a quando li ha visti vincitori. Beh, allora, se fossero stati X Factor anche loro, la prima volta, non avrebbero più potuto tornare. E allora in questo caso invece tu puoi avere 20 anni, 30, 40, 50 e ancora crederci. Cioè ci sono casi, Ligabue stesso per esempio, lui finalmente ce l'ha fatta e ne aveva 32. Esatto. Anni. Faceva prima l'organizzatore dei concerti di Reggio Emilia. Faceva altri lavori. Allora, il motivo per cui partecipate a Rock Target Italia è che entrate in un ambiente, in una situazione che sarà amichevole, sarà socievole e vi aiuterà a maturare quello che è il vostro talento. Non vincerete quest'anno? Sarà il prossimo anno. Bravo. Oppure il successivo. Però fate parte di questo ambiente che è pieno di fantasia, di creatività e in sintesi partecipate come andando sul sito www.rotaritalia.it e vi iscrivete gratuitamente senza caricare un video o due, quanti? Caricare un paio di video, un paio della durata di, però tutto questo è scritto nel regolamento, okay, che lo trovate sul sito. E ci vediamo poi il 21 di settembre a Pier Emanuele nel Grand Live finale.